Di Maio, il retroscena bomba. La telefonata di Fico, un gioco sporco. Rivolta nell'M5S, l'ipotesi clamorosa. Un gioco sporco, assai compromettente. Il retroscena bomba sul Movimento 5 Stelle è quello del giornale, che alla vigilia delle votazioni per le presidenze di Camera e Senato rivelava lo sfogo telefonico di Roberto Fico, l'esponente di spicco dell'ala dura e pura dei grillini, contro il candidato premier e leader Luigi Di Maio, colpevole a suo dire di averlo usato come specchietto delle allodole per arrivare al suo vero obiettivo. A Montecitorio e Palazzo Madama sono ore di stallo completo. Forza Italia non abbandona la candidatura di Paolo Romani, Matteo Salvini cerca la mediazione con i 5 Stelle che lo considerano invotabile. Lo scontro al Senato ha ovvie ripercussioni sulla Camera, dove i pentastellati hanno votato scheda bianca in attesa che sabato si sciolgano le riserve. Mercoledì, secondo il giornale, è però andata in scena la rivolta dei movimentisti del movimento, guidati appunto da Fico, che ha accusato Di Maio di averne azzerato il peso e il rispetto di cui gode. A Fico, alla taverna e alla cinquantina di deputati e senatori a loro vicini, con tanto di minaccia di Aventino interno, non andava giù l'avvicinamento di Di Maio a Salvini con il via libera di Silvio Berlusconi sullo sfondo. Non vogliono scendere a patti con il Caimano, spiegava al giornale un anonimo senatore, senza neppure sapere che questo ci aprirebbe le porte di Palazzo Chigi. E se poi non riceviamo l'incarico, che si fa? Ci sarebbero queste tensioni dietro l'annullamento imprevisto della riunione congiunta dei gruppi dell'M5S giovedì a pranzo in cui Fico sarebbe dovuto essere investito della candidatura di bandiera alla Camera per le prime votazioni, strategia che avrebbe poi portato Di Maio a puntare tutto sul suo candidato vero, Riccardo Fraccaro, quando i voti sarebbero stati pesanti. L'intesa tra Di Maio e Salvini poi ha iniziato a scricchiolare, cancellando i malumori di Fico e dei suoi. Ma solo momentaneamente, perché la fronda è sempre lì, pronta a colpire. E l'ipotesi, clamorosa, potrebbe essere quella di una candidatura pesantissima alla Camera, proprio quella di Di Maio. Che significherebbe automaticamente la rinuncia a Palazzo Chigi.